Buonasera a tutti voi, è un esame difficile per la Fiorentina alla ricerca della prima vittoria in Conference League. Buonasera a tutti i radioascoltatori dallo stadio di Başakşehir Fatih Terim, intitolato proprio all'ex allenatore della Fiorentina. Questo stadio che si trova a circa 30 km dal centro di Istanbul. Siamo al 30° minuto, il parziale è sempre fermo sullo 0-0. Prova ad affondare Igor, ma di fatto consegna una palla invece al Başakşehir, che ci prova con un tiro di Munir dal limite dell'area di rigore, un tiro che è finito di poco alto sulla traversa. Forse è l'occasione più interessante fino a questo momento della partita. Istanbul. Cresce la Fiorentina, lo fa con Ikone, il cross dalla destra con il sinistro, dunque un cross a rientrare, ma Cabral viene anticipato ancora una volta dal portiere del Başakşehir Muhammed. Dunque quando siamo al 35° minuto il parziale è sempre fermo sullo 0-0, ma poco fa aveva avuto un'altra occasione la formazione di Italiano, ancora una volta dalla fascia destra era ripartito a tutta velocità Ikone, che ha scaricato con un cross all'interno dell'area di rigore dopo aver stoppato la palla. Cabral però praticamente ci è inciampato sopra e l'ha consegnata di fatto ai difensori dell'Istanbul Başakşehir. Istanbul. Anche il parziale tra Başakşehir e Fiorentina. Poco fa la Fiorentina ha avuto un'altra occasione per portarsi in vantaggio, lo ha fatto di nuovo con Ikone, ma poi la palla è finita sul fondo. Chissà se c'è un po' di nostalgia dei tempi. Scusa Diego, il vantaggio del Başakşehir quando siamo al 12° del secondo tempo con il numero 7 Gürler, e dunque cambia il parziale, Başakşehir 1 Fiorentina 0. A te Diego Carmignani. Torneremo tra pochissimo ovviamente a Istanbul per Başakşehir Fiorentina. Torniamo a Istanbul. Ancora l'altoparlante sta dicendo chi è andato in gol, lo ripetiamo, al 13° il numero 7 Gürler, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, un pasticcio difensivo da parte dei difensori della Fiorentina, in particolar modo da parte di Terzic, ha bloccato la palla praticamente all'interno dell'area piccola il numero 55 del Başakşehir Ndejemaye, e Terzic invece di liberare dall'area piccola è scivolato di fatto sul pallone consegnando la palla al numero 7 Gürler, che ha provato subito il tiro ad incrociare. Gollini era anche sulla traiettoria, ma si è fatto sfuggire la palla che si è infilata poi alle sue spalle, dunque è in vantaggio il Başakşehir. Queste due proiezioni. Il raddoppio del Başakşehir ancora una volta con il numero 7 Gürler, e dunque è il 26° minuto. Papera incredibile da parte di Gollini, che si è messo a palleggiare con la palla invece di liberare l'area di rigore, ne ha approfittato il numero 7 del Başakşehir, che con il sinistro ha insaccato il raddoppio. 26° minuto, Başakşehir 2 Fiorentina 0. Scusa Diego Carmignani, a te. Grazie. Başakşehir che poco fa ha raddoppiato ancora una volta con Gürler. Vi dobbiamo dire esattamente quello che è successo con un passaggio all'indietro di Venuti in tutta serenità verso il portiere Gollini, che non si è reso conto che aveva vicino Gürler, e invece di passare subito la palla ai compagni si è messo a palleggiare. Il numero 7 del Başakşehir ne ha approfittato. Gollini avrebbe voluto il calcio di punizione, infatti ha protestato molto dopo l'intervento del numero 7 del Başakşehir. Per l'arbitro però Fernandez era tutto regolare, e dunque il Başakşehir è riuscito a raddoppiare con il sinistro di Gürler. Vincenzo Italiano, che in questo momento addirittura si è messo a sedere sconsolato in panchina, non lo fa quasi mai il tecnico della Fiorentina. Istanbul. Dove
poi c'è un'altra notizia sfavorevole per la Fiorentina, perché poco fa è stato espulso per doppia ammonizione Iconè, e dunque la Fiorentina proseguirà la partita in 10 calciatori, ma è uscito sconsolato dal campo. Ma giustamente Iconè, dopo essere intervenuto praticamente con lo scarpino sul petto al numero 59 del Başakşehir Touba, dunque anche i calciatori della Fiorentina stanno perdendo di lucidità. Istanbul ha avuto due occasioni la Fiorentina, quando siamo al 42esimo minuto e quando il Başakşehir continua a condurre per 2-0 sulla formazione di Vincenzo Italiano, che però poco fa, probabilmente colpita da un momento di orgoglio, ci ha provato prima con un colpo di testa di Kwame, e poco dopo Kwame si è trasformato invece in assist man e ha consegnato una palla interessante al limite dell'area di rigore a Jovic, che di controbalzo era praticamente da solo, l'ha mandata comunque alta sopra la traversa. Il 3-0 del Başakşehir segnato da Traoré, quando siamo al 44esimo cambia ancora il parziale, Başakşehir 3 Fiorentina 0. Diego Carmignani. Grazie Sara. La Roma conduce per 3-0 sull'Helsinki, risultato simile, anzi identico, anche in Turchia. Torniamo a Istanbul da Saramini, dove il vantaggio del Başakşehir a questo punto è netto e sono stati assegnati proprio in questo momento 2 minuti di recupero al 44esimo. Il Başakşehir, dopo un'azione d'attacco della Fiorentina, era riuscito a ripartire in contropiede sulla corsia di sinistra con il numero 18 Cisis, che si è accorto all'interno dell'area di rigore e ha visto che c'era Traoré, gli ha consegnato il pallone con il sinistro. Traoré ha messo di nuovo alle spalle di Gollini. Andiamo a Istanbul. Sì, perché è finita la partita, il triplice fischio, e allora il risultato finale è di Başakşehir 3 Fiorentina 0. I gol al 12esimo del secondo tempo e al 26esimo la doppietta di Gürler, e poi al 44esimo il 3-0 definitivo è stato segnato da Traoré. Esce a testa bassa la Fiorentina dallo stadio di Başakşehir, e dunque ribadiamo il finale, Başakşehir 3 Fiorentina 0, e la linea torna definitivamente a Diego Carmignani per Roma Helsinki. Grazie a Sara Menini.